Buongiorno amici! Sì, scusatemi, questo è come mi... questo sono io. Sono io prima di uscire. Stanotte e domani sera vado a due eventi ma nello stesso posto. C'è un negozio che sta per aprire oggi. Si chiama Zed e si trova a Frosinone, quindi tipo un'ora fuori Roma. E sto andando stasera per l'opening e poi vado domani per un po' di lavoro, per lavorare un po'. E quindi ho deciso di portarvi con me. Ora mi vesto e poi andiamo. E sono pronta! Mica un cambio in tacco, perché devo camminare. E sinceramente non mi va a camminare fuori con i tacchi, perché sinceramente non li metto mai. E ho deciso che stasera c'è l'occasione per mettere i tacchi, quindi vediamo, vediamo come va. Comunque, ora andiamo in macchina. Ciao ragazzi, sono in una macchina con delle ragazze stupende. Ciao! Stiamo andando da Zed a Frosinone. Ripeti con me. Frosinone. Va bene, ma siamo adesso in traffico. Speriamo di arrivare. A piedi ci stiamo arrivando a Frosinone. A piedi, infatti, a piedi. 28 minuti siamo ancora qua. Ma ragazzi, andrà in delirio. E ci vediamo dopo. Ok, siamo arrivate e stiamo entrando da questo negozio. Benvenuto, poi sentirò insieme. È un negozio bellissimo, devo dire. Carino. Oltre ad essere ovviamente una splendida ragazza, è una ragazza, posso dire, italo-americana. Ci stanno ascoltando anche fuori, poi stai riprendendo anche tu, c'è la telecamera di Extra TV. Lei si chiama Sofia. Ciao Sofia, innanzitutto benvenuta a Frosinone e benvenuta da Zed. Grazie, la mia prima volta a Frosinone. Bene, mi fa piacere. Che posti hai visitato fino ad ora dell'Italia? Ovunque. Ti mancava come tappa Frosinone la più importante, no? Senti, i tuoi progetti per il futuro quali sono? Dove andrai adesso? Adesso rimango a Roma, però forse no, tra un po' vado in Croazia e poi torno in America per qualche mese perché mi sposo. Ti sposi? Con un italiano. Con un italiano di dove? Di Calabria, bene, mi fa piacere. Da quanto tempo siete fidanzati? 3 anni. 3 anni, è nato subito l'amore. Sì, sono venuta qua dopo un anno, quindi... Verrà in America con te lui? Penso di sì.
Speriamo. Speriamo, bene. Allora ti facciamo un in bocca al lupo grande, ti ringraziamo per essere venuta qua da Z. Se io ti volessi cercare su YouTube, su Instagram, presumo anche su Facebook, cosa devo scrivere? Sophie's World, il mondo di Sophie, ma in inglese. Così come l'hai detto, Sophie's World. La mia pronuncia da 1 a 10? 3. 3. No, 7. 7, va bene. I miei nuovi amici. Ciao. Come ciao. Li chiamate? Io mi chiamo Paolo. Paolo? Simone. Simone, e cosa fate? Io parlo al microfono. Io pure. No, no, lui è il proprietario. Imprenditore, va, bene imprenditore. Diciamo sì. Ok. Un saluto a tutti, agli amici americani e a quelli italiani. Ciao! Ragazzi, ho due amichette nuovissime. Come ti chiami? Giulia. Giulia? Vi siete da Frosinone o Roma? Sì, da Frosinone. Mi hanno detto che mi seguono ogni tanto, amori. Grazie. Questa è Veronica. E lei fa queste borse stupende, bellissime. Raccontaci un po' delle borse. Sì, queste sono fatte tutte in Italia, sono fatte da artigiani, ognuna a mano. Infatti richiedono un po' di tempo per essere così. Certo. E sono fatte con molto, molto amore e passione. Si vede però. Grazie. Sì. Grazie. Per la fotografia. Sophie sta praticamente, è una youtuber, sta raccogliendo tutte le immagini, i video di sé, le interviste, poi sul suo canale. Il primo mi piace tanto. Sì, anche a me. Non esiste. Come no? Esiste. Mentre tutti stanno qua, io sono nascosta qua in un angolo, facendo un po' di lavoro per un cliente che devo fare i suoi social, quindi aspetta. Ora provo a trovare le ragazze e poi ci vediamo tra un po'. Siamo arrivate a Zuma e abbiamo preso la Amamizu, un cocktail buonissimo. Sono con Paola la bellissima, pure Cecilia e Tiziana. Cecilia ha assaggiato il tofu per la prima volta. Come ti è piaciuto, Cecilia? Il tofu? Vediamo, Paola, hai mai assaggiato il tofu? Non so usare queste cose qui. Oh! Buono! Fidavi, raga! Buonasera, ragazzi. Sono già l'una, quindi abbiamo fatto tardissimi, ma per me abbiamo fatto tardi perché... per me è tardi. Sono appena rientrata in casa e l'ho appena dato a mangiare a Barolo, poverino, aveva fame. Amore, avevi fame? Stai mangiando? Bravo. Le ho dato da mangiare prima di uscire, però sono uscita tipo alle 4:30, quindi gli ho dato più prima di andare a letto. Ora mi cambio, mi metto il pigiama e mi vado a dormire perché lo devo ricominciare domani sera. Comunque, ragazzi, ci vediamo domani. Buonanotte. Buongiorno a tutti, oggi è sabato e sono già le 5:30. Non ho registrato o filmato niente oggi perché mi è venuto un attacco di allergia, penso.
e quindi sono rimasta sul divano, ho preso qualche medicina. Potete sentire che sono un po' raffreddata e non ho smesso di starnutare, e quindi abbiamo questo evento stasera e quindi speriamo che mi riprendo un po'. Eh sì, ora mi devo vestire, mi devo cambiare. Penso che Tiziana e Filippo stanno arrivando, quindi mi cambio, mi vesto. Ok ragazzi, sono pronta e ho due persone in casa. Non è vero. È sola. Sono da sola. Sì, è da sola. Presentati. No. Sì, ti rovino. No. E ora no, non riprendermi. No, no. E ora andiamo per un'altra serata, quindi a dopo. Tre persone in un ascensore. Stop, no press. Ciao, buonasera. Stiamo andando da Zed. All right, one American and one British in a car of Italians. We invented the language. He thinks that Americans don't speak English. They speak American. Thank you. We walk on a pavement, not on a sidewalk. And we wear pants as trousers. Pants are underwear for us. Yeah, I learned and my lesson. Also we make things out of aluminium. Aluminum. Not out of aluminum. Noi parliamo solo inglese perché nessuno ci capisce.